Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Viaggio e intrattenimento, costruzioni e beni personali e casalinghi in buona luce sul listino milanese, si muovono sulla parità i comparti alimentare e siderurgico. Lieve calo dello spread, con il rendimento del BTP a 10 anni che si attesta all'1,99%. Tra i dati macroeconomici rilevanti, peggiorano a sorpresa le aspettative di crescita dell'economia tedesca, mentre il mercato immobiliare del Regno Unito continua a mostrare un forte aumento dei prezzi delle abitazioni. Domani pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e le vendite al dettaglio dagli USA. Attesa una partenza positiva per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 5.721,75 punti.